a casa finalmente. Pensa che ci dura più di una settimana, ovviamente. Siamo solo due. Red kale, questi sono two bunch, due. $6. $6. Ma kale qui si trova tantissimo. In inverno le cose vengono dalla California e dal Messico. E dal Canada alcuni prodotti invernali. Certo, i tuberi. Quest'estate invece andiamo a un market all'aperto. L'estate c'è un sacco di roba, quindi l'inverno la frutta e la verdura è limitata, è molto limitata. Carote. Allora, carote. 365 Everyday Value è la marca di Whole Foods e costa leggermente di meno dalle altre marche di solito. Carote, $7. 907 grammi, quasi meno di un chilo. E ci vedrà, ma non esistono, esistono i rapini, ma praticamente sono 60. $4. Ma gamberoni. Selvaggi, wild. Wild, questi costicchiano. Questi costano perché... perché sono buoni, $26. Butternut squash congelata. Buonissima. 3,49 l'uno. Sarebbe zucca. Smoked salmon strips, affumicato praticamente, si può mangiare così. $5,87 questo pezzetto. Però ne faremo buon uso. Ho preso delle lenticchie verdi. Ah, lenticchie verdi. French perché non lo so, perché verdi. E le lenticchie. 1,83. I legumi costano sempre abbastanza poco. Ah, banane 2,60. Oddio, 8 banane, tipo tante banane. Pomodorini ciliegina. Ecco, questi per esempio vengono dal Messico. Messicani $4. Uova biologiche $7. 12 uova. Gli avocati. Da quando Amazon ha comprato Whole Foods, il prezzo degli avocati è sceso. 5 avocati, $7,45. Quindi grazie Amazon. Ah, Portobello mushrooms, che sono i funghi praticamente questi a... una scoppola sulla testa, però sono enormi, quindi insomma... $5. Locali però, eh? Local di Langley, al sud di Vancouver. No, mezzo chilo di funghi bianchi, champignon praticamente. $5. $5, costano come due di quelli grandi. Gold beetroot, cioè le rape oro, queste vengono dalla California. Non ci sono adesso, per qualche motivo. Comunque, 2,333. E l'erba bicipollina? 2,50. Porro alla grande, sempre locale. 4,18. Bellissimi Easter egg radishes, eccoli qua. Questi qui sono sempre californiano, cal organic questi. E questi vengono $4. Sedano rapa, brutto, ma... quanto brutto, quanto buono. Allora, $2,28, 400 grammi. Anche gli shallots, che sarebbero... cipolle. Non me lo ricordo in italiano. Vabbè. I così... scalogni. $2. Organic sesame bagels. Diciamo che le bagels le compriamo di solito a Granville Island, ma stavolta... 4,39. Le bagel, quelle americane, no? Le ciambelle, però le ciambelle, il pane a ciambella. Farina. Eccola qua, questa è biologica. $6. Un chilo. Last but not least, tahini. Crema di sesamo, che noi usiamo in tante preparazioni, ma la lezione di cucina la faremo un'altra volta. $11. Le patate a salsa gialla per gli gnocchi, catanesi, costano $7 e sono 2,5 kg di patate. E questo è il nostro frigo canadese di dimensioni abnormi, un italiano. Se avete qualche domanda o qualche curiosità su come funzionano i supermercati a Vancouver, fateci sapere. Se il video vi è piaciuto mettete un like, condividetelo e iscrivetevi al canale.